Dopo il suo trionfo nell'arena, Commodo crede di essersi dimostrato il capo supremo del popolo romano. E avendo una nuova idea di impero, richiede un incontro con il Senato. Senatori. Vi ho fatti chiamare perché intendo rendervi noto che io sono di fatto vivo. Quando ho dichiarato l'intenzione di combattere nell'arena e dimostrarmi un gladiatore, avete pensato è un pazzo. E quasi tutti avete creduto che sarei stato ucciso. Ma come avete visto quest'oggi? E il sangue sulla mia spada lo conferma. È il mio nemico che non cammina più tra noi. E ora mi trovo davanti a voi, da vincitore non solo nel Colosseo, ma anche qui, in questa sala. Perché quando 50.000 voci si fanno una, tutti quanti le sentono. Anche un istituto vecchio e superato come il Senato. La voce del popolo è forte e sincera. Quella è la voce che mi guida, non quelle di litigiosi, traditori, sciocchi, egoisti, parassiti. Gente il cui tempo è finito quando Cesare salì al trono. Aggrappati a un potere morto con la Repubblica. Che complottano e pregano per la mia morte. Ma l'unica cosa morta è la bugia che a Roma serviate voi. Quindi dal primo giorno del nuovo anno io proclamo che ci sarà una nuova Roma. Una Roma fatta a mia immagine. Questo è un oltraggio! Io sono l'imperatore! E se avete dubbi, allora non capite. La voce del popolo è stata chiara. Hanno fatto la loro scelta. Ed è... Commodo. Commodo. Sei solo un pazzo. Commodo. Quello che dici è inammissibile. Commodo. È inammissibile. Non avrebbe voluto. È inammissibile. Commodo. 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 Pazzo. Commodo. Un gran giorno per essere vivo, senatore.